va a Confindustria. In realtà stiamo per introdurre l'ingegnere Osvaldo Ciuffo, presidente di Asso Balneari Confindustria Latina, imprenditore, operatore balneare. La sua esperienza va anche nel campo amministrativo nel comune di Formia. Con Osvaldo anche qui ho avuto il piacere di confrontarmi diverse volte, non so se affronterà l'argomento, se avrà il tempo per farlo. Ci siamo confrontati spesso sulla Bolkestein. Forse non tutti sanno, ma comunque sta di fatto che l'Italia viene richiamata spesso dalla Comunità Europea per quanto riguarda le concessioni demaniali e non solo. E con lui è venuto fuori un discorso interessante, vi spiegherà il perché e come la Bolkestein può essere un punto di forza anche per le nostre spiagge. Ricordiamoci che è da sette, famoso da sette spiagge. Lui sta ora su, insiste, su una delle più belle, quella della Renata. Il tema assegnato è quello del marketing e del turismo balneare. È un tema importante che coinvolge il privato ed il pubblico. Gaeta ha delle spiagge eccellenti. Il turismo a Gaeta c'è perché ci sono spiagge stupende e spiagge che hanno raggiunto dei livelli di servizio che sono assolutamente di altissimo livello. Forse c'è non c'è coordinamento tra i vari servizi turistici che sostanzialmente tutti si fondano sulla utilizzazione della spiaggia e del mare. Comunque, la passione, il pathos che tutti o quasi le strutture balneari di Gaeta utilizzano nel esercire la loro attività, le loro attività, posso dire, non sono seconde a nessuno. Questo non vuol dire che siamo arrivati, questo vuol dire che partiamo da un ottimo livello, a cui non possiamo assolutamente pensare di rimanere inchiodati. Intanto, prima si parlava del turismo a carattere mondiale, quali erano gli americani che venivano in Italia, quali erano i milioni di tedeschi che venivano in Italia. Noi a Gaeta, nel sud Pontino in generale, perché a mio avviso il sud Pontino va da Scauri fino a Sperlonga, alla Piana di Fondi, abbiamo due nazioni a monte, a nord e a sud. Abbiamo Roma con milioni di abitanti, abbiamo Napoli e Campania con milioni di abitanti e per mia esperienza posso assicurare che i nostri turisti che sono essenzialmente campani e lassiali, ci sono anche per carità quelli che vengono dagli Abruzzi, dal Molise, eccetera, ma essenzialmente il nucleo fondamentale è fatto da campani e romani, di cui non ci dobbiamo stancare di averli come di ospitarli, perché, e questo pure è un punto da evidenziare, come sono disponibili a tollerare smagliature che pure ci sono nei nostri servizi, questi nostri ospiti non lo sono sicuramente i fiorentini, i veneti, ma vado oltre i tedeschi, vado oltre gli olandesi, vado oltre gli inglesi.
se noi diciamo certe cose, certe virgole, mettiamo delle virgole, le pretendono, anzi sembra quasi che loro vanno a cercare le nostre virgole. Questo ovviamente nel loro interesse, nel loro diritto, è un loro diritto, però è anche una cosa per noi, un aspetto per noi abbastanza faticoso, che ci consente, ci stimola sicuramente a crescere, ma che è sicuramente faticoso. Allora, per dire che cosa? Per dire, intanto, coccoliamoci questi nostri clienti e cerchiamo di incrementarli. Abbiamo due, io dico, l'Olanda a nord e il Belgio a sud. Sono due nazioni che convergono essenzialmente sulle nostre zone e che noi dobbiamo, e per cui noi dobbiamo impegnarci per aumentare la gradevolezza dei nostri servizi e il desiderio da parte di questi italiani che vogliono passare una settimana, un giorno, un weekend, un mese. Una volta il turismo si fondava sulla stagione, no? In cui si prendeva in affitto un appartamento, poi si è ridotto a 3 mesi, poi si è ridotto a 2 mesi, adesso si è ridotto essenzialmente a 1 mese e comunque si sta ulteriormente parcellizzando in settimane, in weekend, eccetera. In questa direzione bisogna essere pronti a dare delle risposte opportune, rivedere gli atteggiamenti da avere con i nuovi clienti, perché quelli che venivano una volta erano, insomma, io lo ricordo, l'indicio, veniva Remigio Paone che faceva fare la caravella a mare, ospitava, era un turismo d'élite che sicuramente ha dato lustro a queste zone, però poi dopo dobbiamo dire che le attività si fanno con i numeri, non con Alberto Sordi, Pietro Nenni, no? Tutti ospiti eccellenti e anche quanti venivano qui a Gaeta. Io ricordo Wilson della Lazio che era un, non solo laziale come Antonio, però un giocatore che io stimavo e mi avrebbe fatto piacere incontrarlo e vederlo. E quindi dico, prepariamoci in questa direzione. Ora, il marketing nel campo del settore balneare presuppone la disponibilità di due attori importanti, il pubblico e il privato. Il marketing può essere scisso in marketing territoriale, per cui se noi abbiamo accessi scomodi alla nostra zona, non possiamo pretendere che il gestore dello stabilimento balneare si faccia carico di ipotizzare soluzioni alternative a quelli esistenti. Certamente deve evidenziare la opportunità di integrare e modificare il servizio viario esistente, perché è fondamentale, come tutte le infrastrutture sono fondamentali e come tutte le infrastrutture sono di appannaggio pubblico, perché il privato non ha i presupposti per poterle sostenere. Analogamente il privato ha interesse a investire in quale direzione? In tutte quelle direzioni che, faccio riferimento al codice della navigazione, quando dice che viene preferito un concessionario al posto di un altro quando la concessione viene utilizzata in maniera più proficua e più rispondente ad un interesse pubblico. In questo senso e in questa direzione ogni operatore balneare si dovrebbe muovere. Ancora c'è un numero di anni congruo per insistere in questa direzione, perché è in questa direzione che ci si difende dal rischio della Bolkestein, perché la Bolkestein non è una direttiva fatta per
togliere le concessioni agli attuali gestori delle strutture balneari. È una direttiva che si pone come primo obiettivo l'agevolazione dell'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori, nonché la libera circolazione dei servizi, assicurando nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi stessi. Ovviamente chi è in condizione di offrire questi servizi al meglio è quel gestore che deve temere meno di altri che di perdere la propria concessione. Ci sono poi altre considerazioni che vanno fatte, ma sono a mio avviso di secondaria importanza rispetto al primo problema, cioè se non vogliamo temere la cosiddetta spada Bolkestein, dobbiamo attivarci essenzialmente per renderci primi e non secondi a nessuno. Ovviamente non posso non dire, per motivi di natura sindacale, che se le cose dovessero restare non sarò io, così come sono, non sarò io a dolermene. Io dico soltanto, siccome andandolo a leggere con attenzione si aprono tutta una serie di scenari che, tanto per dirne una, fanno riferimento anche a quelle concessioni che dà l'ente locale, fattispecie il Comune di Roma, a chi vuole posizionare in posizioni strategiche i camper che vendono i gelati. Con quale criterio viene preferito l'impresa Semprolio, e qualcuno è diventato anche consigliere comunale, nome e cognome, Tredicine, tutti quanti si lamentavano di questo fatto, che questo era diventato monopolista di tutti i punti strategici di Roma, dove si vendevano dalle castagne ai gelati, alle bibite e cose di questo genere. Bolkestein dice: e perché non può andarci Semprolio, che si presenta con un camper nuovo di zecca, targato Ferrari, non lo so manco io che cosa può essere stimolante per avvicinarsi a questo camper, piuttosto che una persona che magari ha anche dei metodi sgarbati, oppure addirittura dà in subutilizzo questa è la direttiva cosiddetta Bolkestein, direttiva che risale al 2006, al 12 dicembre 2006, quando era Prodi presidente della Comunità Europea, e c'era questo liberale Bolkestein che diceva: è vero, abbiamo fatto, però dobbiamo dare a chiunque la possibilità di partecipare nella gestione del posto. Quindi è in questa direzione che ci dobbiamo muovere. Come? Anche qua abbiamo degli esempi clamorosi. Faccio riferimento per esempio al regolamento della FEE. La FEE è la, leggo testualmente, perché la Fondazione per l'Educazione Ambientale, che assegna le varie bandiere blu. Qua dicono tutto. Parlano della pulizia della spiaggia, però per esempio dicono: attenzione, non togliete le alghe se non danno fastidio, perché le alghe fanno parte dell'ecosistema di quella spiaggia, perché uno degli obiettivi è quello di lasciare alle generazioni successive il mondo come, e forse meglio di come ce lo siamo ritrovati. Allora, io dico, quando il mare porta questi detriti, chiamiamoli così, questi rifiuti, come li vogliamo chiamare, distinguiamo le plastiche, distinguiamo le cannucce delle bibite, distinguiamo le lattine, e vediamo che, togliendo preventivamente solo queste cose, già ci ritroviamo in un qualche cosa di assolutamente accettabile. Poi se c'è qualcuno che vedendo una foglia, vedendo un'alga, si
si scandalizza, vabbè, poi farà parte della valutazione, della gestione del titolare dell'azienda per provvedere ad allontanarlo o meno. Da queste parti, non so se le avete notato, specialmente in questo periodo arrivano le velelle. Le velelle sono quelle medusette che vengono spinte dal vento e che si spiaggiano sulla battigia, sono azzurrine sul loro profilo, perché sono le parti urticanti della cosa, e vengono trasportate al mare. Beh, ma la velella nella bandiera blu, mi dicono che è opportuno dare informazioni di educazione ambientale, devono essere costantemente proposte agli utenti. Allora, se ci muoviamo in questa maniera, e qua riprendo la parola che diceva Luca, con passione, io dico con pathos, dico guardate che ovviamente non potete porvi a me che me ne viene. Viene, state tranquilli che se ognuno di noi si muove in quella direzione, tutti quanti si avvantaggiano, come si diceva prima, perché non è una rondine che fa primavera, ma è uno stormo di rondini che garantiscono la presenza dell'estate. Un'altra cosa volevo dire. Abbiamo concluso il tuo intervento. 20 minuti avete dato. 20 minuti, ma poi abbiamo anche il pubblico che deve intervenire. Va bene, finisco brevemente. L'altro aspetto che però è anche una bella notizia per te. L'altro aspetto che mi piace evidenziare è che ci sono oggi specialmente una pluralità di interventi ai vari livelli che mirano a migliorare questo mondo che è bellissimo obiettivamente. E faccio per esempio riferimento alla carta che ancora non è ufficiale, la carta di Milano, dove vengono dette, fatte alcune affermazioni, vengono esternate alcune esigenze che andandole a leggere, dico ma perché? Perché non dobbiamo anche noi portare avanti questi discorsi? Oppure rifiuti zero, che con la carta di Napoli nel 2009 si è fatta una convention a Napoli, è uscita un programma di lavoro, la carta di Napoli, che dice altre cose, seguiamole e portiamole avanti. Un'ultima cosa era per evidenziare nel nostro piccolo che cosa facciamo. Beh, quando si ama un territorio, e io proporrei stasera di coniare un slogan per Gaeta da mare, no? È una cosa forse mi ritorna a me. No, è un'altra cosa, quello è mare da mare, ma Gaeta da mare a me non mi dispiacerebbe. Io la porterò avanti comunque, per fatti miei, se si vorranno aggregare non sarò geloso, anzi mi farà molto piacere. Però ecco perché? Perché esiste un territorio che deve essere recuperato, devono essere recuperate le antiche culture, devono essere recuperate non solo le tradizioni storiche, ma gli alimenti, le nutrizioni antiche che venivano fatte, perché abbiamo una cucina ricchissima che nasce, che fonda sul nostro territorio. Se andiamo a leggere libri di persone che molto più di me hanno amato la storia di questa città, vengono fuori degli spunti eccezionali. Penso un attimo a quella ricchezza enorme che sta da Alges, dove ci sono libri che raccontano, andiamoli a leggere tutti quanti, sono delle indicazioni utilissime su come muoverci. Per evidenziare agli occhi, al turista che viene a farsi il bagno, viene a soggiornare, che cosa c'è nella nostra storia. Finisco e dico personalmente, queste cose per me si stanno traducendo in realtà, personalmente amando questo territorio, lui purtroppo, per chi non è d'accordo, io sono innamorato, per cui continuo a portare avanti certi discorsi, ho raggiunto degli interessanti obiettivi. Noi su a Pavardò abbiamo per esempio 25 arnie, produciamo miele,
abbiamo 350 piante di olivo, per cui 3 anni fa abbiamo raccolto 40 quintali di olive, abbiamo un roseto con 150 grosso modo tipologie di rose diverse che in questo momento sono in fiore e che potrebbero essere ammirate. Prima mi pare che veniva definita una cosa di questo genere, facilities, no? Com'è? Ecco, sono cose di questo genere che non pretendono di avere un ritorno se non un ritorno d'immagine. Grazie.